abbiamo sentito oggi all'assemblea di Abaco dati tutto sommato confortanti, un fatturato che tiene intorno ai 9 milioni e mezzo e per un 2014 un fatturato che cresce. Sì, certo, nonostante le difficoltà oggettive che rappresenta il territorio ligure genovese, con una caduta verticale della crescita in generale nel settore industriale e nei servizi, il Consorzio Abaco si difende e riesce anche a crescere anche grazie a nuovi rapporti che si sono consolidati non soltanto in Liguria ma anche in Lombardia, in particolare nel settore dell'autotrasporto delle merci alimentari. Non solamente però autotrasporto merci, ci sono anche altri settori che state aggredendo e vi state sviluppando, per esempio quello della logistica integrata. Certamente la logistica integrata significa non solo autotrasporto ma anche gestione dei magazzini, facchinaggio e quant'altro può dare in termini di servizi una risposta adeguata alle grandi aziende produttrici di beni di consumo. Ci sono anche numerosi soci nuovi nella vostra composizione. Certo, sono nuovi soci che si sono aggregati grazie anche a due importanti contratti che abbiamo fatto con la grande distribuzione, sia nel settore del post vendite, quindi l'assistenza ai clienti nel post vendita della grande distribuzione, e anche nella raccolta dei rifiuti particolari come gli imballaggi. Lei però si lamentava che la città e la regione versano in situazione drammatica e ci sono poche decisioni. Certamente le responsabilità sono diffuse, sono in campo politico, in campo imprenditoriale. Quello che non è difficile da sopportare è questa rassegnazione, mentre invece le potenzialità di Genova e Liguria sono enormi. Purtroppo grandi progetti sono ormai in stallo, se non definitivamente falliti, e non c'è la volontà, o meglio non si intravedono quelle risorse intellettuali necessarie per rilanciare una città e una regione che invece hanno delle grandi opportunità. Questo significa tagliare le gambe alle imprese, imprese come le nostre, per esempio, che vivono per dare servizi alle grandi aziende. Se le grandi aziende non decollano oppure sono in difficoltà, anche i servizi vanno in caduta.